La Scala d'Oro nasce anche qui alla metà degli anni, poco prima della metà degli anni 30, 1932 a essere precisi, ed è pubblicata dalla UTET ed è un progetto molto ambizioso, diretto da Errante Palazzi. È un progetto molto ambizioso perché intende proporre delle serie articolate per fasce d'età, per cui si comincia, no, come dire, dai libri per i lettori più piccoli e si arriva poi invece sulla soglia dei 14 anni. E questo perché, come dirà poi anche un osservatore molto acuto dell'editoria e grandissimo scrittore come Gianni Rodari, dirà: poi a 14 anni un ragazzo può leggere ormai qualsiasi cosa. E sappiamo che oggi, da questo punto di vista, no, come dire, le tendenze del mercato editoriale invece sono decisamente cambiate, ma questo sarebbe, come dire, un altro discorso. Ecco, la collana si articola in due formati. C'è questo formato, il grande formato che riguarda le prime serie, e invece poi c'è, e qui ho portato una riproduzione, un formato più piccolo, sempre con rilegatura cartonata, con la struttura della copertina è simile a questa, ma cambiano ovviamente i decori dei risguardi di copertina. E soprattutto cambia ovviamente la destinazione, cambia la fascia d'età. La collana offre sia romanzi che testi di divulgazione storica piuttosto che scientifico-geografica, ma soprattutto l'ambizione della Scaladoro. E già il titolo dice molto, già, dà già l'idea di una scala metaforica che il bambino, poi il ragazzo deve, come dire, deve compiere. E infatti, ad esempio, guardate, no, qui, no, ho anche questa immagine su cui mi soffermerò dopo. Ma la cosa interessante è questa: l'idea è quella di offrire al bambino e al ragazzo, nei suoi diversi anni di crescita, i grandi capolavori della letteratura mondiale, ridotti, no? Per cui non solo ci sono, come dire, opere, molto note della letteratura per l'infanzia dell'epoca, alcuni dei grandi classici. Ovviamente non c'è Pinocchio, non c'è Cuore, non c'è Alice, ma ad esempio c'è Peter Pan, ridotto opportunamente per lettori più piccoli, ci sono le fiabe e le favole, ma soprattutto, e qui la scelta è decisamente, come dire, coraggiosa. Ci sono i grandi cicli delle varie civiltà sul versante, come dire, della produzione di miti e leggende, ma ci sono anche opere che vanno da, che so io, da Shakespeare, dalla riduzione di alcune delle commedie di Shakespeare, addirittura ad una versione ultraleggera di un grande romanzo come Guerra e Pace, no? Le opere sono affidate a eccellenti, come dire, narratori non specializzati, cioè, certo che lavorano sempre nel settore dell'infanzia, ma che sono più specializzati poi no, nel divulgare, nel ridurre. E la cosa interessante è che tutti questi libri coinvolgono alcuni dei grandi nomi dell'illustrazione italiana dell'epoca. Ovviamente in questa prima serie c'è questo rapporto straordinario fra testo, immagine e grafica, no? Ma mentre invece nei gradini successivi, negli ultimi gradini, dove anche il formato si riduce, le immagini sono sempre molto presenti, ma sono tavole fuori testo,
colori, o in alcuni casi nella divulgazione addirittura compare la fotografia, no? Ecco, qual è l'interesse di questa collana? Intanto questo è un testo, come dire, tra virgolette, raro, non perché i libri della Scala d'Oro siano rari, tutto sommato si trovano, sono stati poi editi, e in alcuni casi hanno aggiunto dei titoli negli anni, anche nel secondo dopoguerra, negli anni 50 la collana verrà interamente rivista, interamente cambiata, si aggiungeranno nuovi titoli, si cambieranno alcuni illustratori e via discorrendo, perderà però ovviamente gran parte del fascino originale. Dico rara perché il punto debole di questa collana è la rilegatura. Mentre abbiamo visto che la rilegatura, nonostante gli anni, della biblioteca dei miei ragazzi è una rilegatura che tiene, no, questa rilegatura ha il punto debole del dorso. A me addirittura è capitato di prendere dei libri per consultazione o per qualche lavoro, libri della mia collezione, l'ho quasi completa la Scala d'Oro, e a un certo punto mi si apre il dorso tra le mani, si stacca, no? Proprio perché la debolezza è qua nel dorso. Per il resto, l'interesse no? Ecco, guardate intanto qui, no? Questi sono i risguardi che poi si ripetono qua in fondo. È vero che hanno una funzione soprattutto, come dire, decorativa, ma allo stesso tempo introducono, no, ai temi della collana, no? Vedete, ci sono tutta una serie di piccoli disegni, e tutto questo progetto spetta a Filiberto Mateldi, che tra l'altro è anche l'autore delle illustrazioni di questo libro. Filiberto Mateldi è uno degli altri grandi nomi dell'illustrazione italiana del Novecento. Muore poi tutto sommato ancora giovane, costretto per lunghi anni a letto da una malattia grave. La moglie è poi un altro grande nome dell'illustrazione, ma anche del giornalismo, perché lei è la celebre Brunetta, no? Che poi nel dopoguerra collaborerà sia con disegni sia con articoli, ad esempio ad un periodico che esce ancora oggi, che è l'Espresso.